Ben approdati nuovamente sul mio canale. Oggi si testa un po' di make-up low cost e soprattutto Make-Up Revolution, che è un brand che devo dire mi ha sempre dato discrete soddisfazioni, e oggi voglio andare a provare con voi per la prima volta codesta meravigliosa palette che dal packaging proprio mi ha rapito il cuore, e speriamo che insomma il packaging rispetti il contenuto e viceversa. La palette si chiama Creative Volume 1, contiene 24 cialde tra metallizzati, shimmer, satinati e matte, e niente, che dire. Cominciamo innanzitutto a fare una base che sia decente, o forse no. Direi che, visto che non so quanto è polverosa, è vero, cominciamo con gli ombretti e vediamo quello che possiamo fare. Questo lo avevo già, non l'ho usato praticamente mai, Aqua Priming Base, base primer della linea Revolution Pro, e proviamola. Madonna, migrante. Oh Gesù. C'è un odore stranissimo. Ma qui c'è sta citronella. Ultimamente, cioè, sto scoprendo che in un sacco di primer mettono la citronella. È molto appiccicoso e questo fa promettere piuttosto bene. Per quanto riguarda l'adesione successiva del fondo, ho settato la palpebra con la Stay Matte di Rimmel, che come sapete è uno dei miei top del momento. E adesso, gente, andiamo a vedere cosa possiamo combinare con questa splendida palette, che per ora è assodato che è splendida dall'esterno, ma speriamo lo sia anche dall'interno. Dunque, direi che iniziare è facile con una transizione, e in questo caso vado a prendere questo marroncino qua, molto caldo, Flawless. Pennello ampio da sfumatura, uso il 224 di MAC. Allora, pigmentazione c'è, sfumabilità c'è, fallout non ne ho visto per ora. Dopodiché gli diamo una botta di vita con Visionary, che è un arancio proprio mandarino acceso, leggermente satinato. Un pennellino da sfumatura più piccolo, dalle setole un pochino più compatte, e lo vado a mettere nella piega per scaldare un po'. Siamo molto contenti perché si fa notare questo arancio Visionary, mi piace un sacco. Anche questo polveroso in cialda, penso che sarà il mood di tutta la palette, e però fallout assolutamente zero, sfumabilità, pigmentazione non se ne lamenta nessuno, quindi io per ora mi ritengo soddisfatta al 100%. Ma andiamo avanti e vediamo un po' che cosa altro possiamo combinare. Con questo pennellino d'applicazione voglio andare a mettere su tutta la palpebra Exquisite, che è una sorta di taupe con qualche riflesso sul violaceo. Mi piace molto questo colore, è polverosissimo, gente, ve lo faccio vedere,
Cioè, vi avverto, la palette è tutta molto molto polverosa. Però c'è anche un pochino poco di fallout, molto molto poco. Ho fatto benissimo a fare la base dopo, ce n'è soltanto una spolveratina qui comunque e qui che credo si veda. E per il resto, insomma, sempre un colore molto morbido, molto sfumabile. Adesso voglio provare una cosa, perché io ho anche di Make Up Revolution questa palettina qua, che è una palette di creme ultra olografiche. Sono praticamente delle sorte di illuminanti, vi faccio vedere. Vedete? E volevo, wow, volevo utilizzarne una. Proviamo questo colore qua, che ha dei riflessi sul verdino, verde acqua. Voglio metterlo al centro della palpebra mobile e poi andare a tamponare con un ombretto. Oh mio Dio, wow, wow, cioè io non l'ho mai usata sta palette, ragazzi miei, ce l'ho sempre avuta lì, perché non l'ho mai usata? Non l'ho mai usata? Cacchio. Facciamo subito sta prova. Allora, prendo Inspired, ovviamente, e ce lo vado a tamponare sopra. Vediamo che ci tira fuori. No, vabbè. Scusate gente, ma questa cosa ne vogliamo parlare. Si chiama The Voice. I'm in love totale, totale, cioè penso che la mia soddisfazione sia palpabile. Madonna, bello, ci piace una cifra. Ed ora che dire? Andiamo a dare un po' di intensify a questo make-up. E perché non testare il nero Black Heart? A me, visto così, non dà l'idea di un nero molto intenso, però vediamo un po' che ci combina. Ovviamente polverosissimo. Intensificato l'angolo esterno con il nero e devo dire che non è proprio accissimo, certo non è un nero intenso, ma alla fine si è sfumato bene, si è amalgamato bene con gli altri ombretti, a volte non accade, non ha fatto macchia, quindi bomba. Nel frattempo, oddio, cadeva tutto. Nel frattempo ho pulito la zona dell'under eyes e ho applicato il correttore pescato di Fabiola De Klerk, che sapete ormai, lo dico in ogni video, mi sta piacendo tantissimo per correggere le mie occhiaie da panico. E adesso finalmente siamo arrivati al momento della verità. Il fondotinta nuovo di Make Up Revolution, che si professa un fondotinta full coverage che fa anche da correttore. Vediamo se è veramente così. La mia tonalità è la F2, spero non sia troppo chiara, come sottotono mi sembra ci siamo, ed ora andiamo a metterlo un po' qui, un po' lì.
un indiano Sioux. Va bene. Vado ad utilizzare di nuovo il pennello di Essence Makeup Buffer Brush e via. È veramente denso questo fondo. Cacchio. Molto bene. A prescindere dal fatto che ho cannato la colorazione perché è troppo chiara. Ma questo non è un problema perché la possiamo andare a sistemare con i bronzer. Per quanto riguarda la coprenza, io la trovo media, medio alta. A me come coprenza piace. Cioè, guardate qua che roba. Sì, è vero, sembra un mimo perché ho la faccia tutta bianca. E il collo no, forse un tono o anche due o un tono e mezzo in più dovrò prenderlo. Mannaggia la miseria. E però come fondo mi piace, non è leggero, cioè un fondo che si sente un po' tipo il Kat Von D, anche se lo trovo leggermente più confortevole del Kat Von D. Per quanto riguarda la stesura, fa un leggerissimo attrito perché è corposo, quindi va ben lavorato, però questo per me non costituisce un problema. Io comunque ve lo dico perché ci sono persone che magari preferiscono qualcosa di più veloce nell'applicazione. Fino ad ora seccare la pelle non me l'ha seccata. Io la pelle, che voi sapete, è secca secca come il deserto del Sahara, quindi pellicine non me ne evidenzia, non si sta aprendo o separando da nessuna parte. Sembra come finish piuttosto vellutato. Vi posso dire inoltre che dal vivo non sono così bianca, cioè dal vivo non c'è questa grande differenza fra il collo e il viso. Questa forse è una cosa che sta enfatizzando la luce, la camera. Perché in realtà, cioè, guardandolo adesso, o sta leggermente ossidando e quindi si sta scurendo, e mi sembra che forse sono meno bianca anche in camera, oppure in realtà dal vivo è anche utilizzabile. Certo, ora che viene la bella stagione, ma anche perché un fondotinta così corposo magari in estate non lo metto, così come non metto il Kat Von D, non metto il Derma Blend e tutta quella serie di fondi là. Magari in estate metto di più un Body Sway, come Low Cost un Fresh and Fit, probabilmente il Dior Backstage che ho preso adesso, ma va bene, comunque sì, ci piace. Adesso, perlomeno, per adesso mi piace. Si sente, ma a me non dà fastidio questa cosa. Perlomeno non ora che siamo ancora a magembre, magari quando saremo in estate o forse in primavera, se mai la vedremo, può darsi. Vado a settare sempre con la Stay Matte. Dopo aver settato con la Stay Matte di Rimmel, sono andata a fare contouring con il bronzer della collezione Green Me di Kiko, il numero 101 Sweet Honey. C'è una tonalità anche più scura e devo dire, ragazzi, a me questo mi sta piacendo talmente tanto che mi sa che mi vado a prendere pure quella più scura, sia per dare un ulteriore tono al contouring, sia perché magari in estate, hai visto mai quest'anno mi abbronzo? Bah, chissà, potrebbe tornare utile. Proseguendo, passiamo ad un altro prodotto di quelli nuovi, che è l'eyeliner. The Liner Revolution Waterproof Smudge Proof. Vediamo un pochino cosa ci dice questo eyeliner. Eccolo qui, molto slim, molto essential. The Liner Revolution. Dai.
sta perdendo un po' di colpi. Molto probabilmente sulle polveri la punta in feltro si asciuga leggermente. Però l'ho passata un attimo sulla mano e sembrerebbe essersi ripresa manco pu cavolo. Dai, non deludermi, ce la puoi fare. Niente, oh. Vedete, qua è partito bello nero, qua cioè, è diventato grigio. Mannaggia l'eyeliner. Aspettiamo 2 secondi e la ripassiamo un pochino. Non c'è la pallina dentro, quindi penso che lo terrò a testa in giù, perché se già mi dà problemi così, vedete? Poi qua ho ricominciato a scrivere. O comunque ha problemi sulle polveri, su queste che sono shimmer, ci sono un po' di glitter, o sulle eccessive stratificazioni di polveri e creme. Vediamo un po' adesso che fa. Lo ripasso un attimo qui. Ok, ora si è ripreso. Mi avvicino un altro pochino. Allora, la linea non è brutta, però ecco, non è molto intenso, o quantomeno qui lo era all'inizio, appena ho scritto. Poi madonnina, niente regà, cioè vedete quello che fa qui, discontinuo. Io poi lo sento proprio asciutto mentre passa, bisogna veramente premere per far uscire il colore, ma poi non lo distribuisce, non è che possa fare la linea con questa parte qui, perché è quella dove esce colore. Niente, inutile, cioè qua io ci sto provando in tutte le maniere, ma sono andata a recuperare la situazione con l'eyeliner di Kiko, perché non si poteva guardare quella cosa. Mi dispiace veramente tantissimo, ma purtroppo non promette bene affatto. Continuerò a testarlo e vedremo nel prossimo video promossi, bocciati o bocciati o quello che è, che fine farà questa eyeliner. Trucco occhi completato, mi piace veramente tantissimo, cioè questo ombretto è meraviglioso e la palette delle creme sotto l'ha veramente esaltato alla grande. Ci piace. Ho messo una matita azzurra all'interno dell'occhio, di una vecchia linea smart di Kiko che ora non hanno più, quindi non vi sto neanche a dire il numero. E il mascara ho utilizzato quello della collezione primaverile, che devo dire ci sta dando soddisfazioni. E, piano piano mi sta piacendo, forse anche perché si è accorpato un po' di più la texture del prodotto e quindi frutta più di prima. Adesso andiamo a terminare il look occhi con blush illuminante e poi passiamo alle labbra, per cui ho un'altra novità. Vado ad utilizzare la palette Pro HD di illuminanti e di blush luminosi, perché alcuni di questi colori possono essere tranquillamente utilizzati come blush e tranquillamente li ho utilizzati come blush un sacco di volte. Vado a prendere, io direi vado a prendere un po' di questo shady, si chiama proprio shady, che è bellissimo. Questa palette, se la trovate, prendetela perché è veramente figa. Mi sento un po' meno morta ora.
poi voglio andare ad aggiungere un pochino di whistle, questa qua su, sopra. Bello, così lo facciamo anche un po' più rosato. Come illuminante, mantenendoci sempre sul dorato, vado a prendere Call. TS Barabem, mamma mia, Revolution per gli illuminanti è qualcosa di fighissimo. Lo stesso illuminante lo vado a mettere come punto luce nell'angolo interno dell'occhio. Comunque, tanto per dirne una, non è poi così tanto waterproof questo eyeliner, perché si è tolto con una semplicissima salviettina rinfrescante di H&M, di quelle che si usano per darsi appunto una rinfrescata. Ci sarà del profumo, ci sarà un detergente, ma sicuramente non c'è uno struccante bifasico che le inzuppa. Retrolux Kit Duo Labbra con matita e rossetto liquido. Questa è la matita. Il colore è una sorta di color cannella per quanto riguarda la matita, questo è un nude pescato per quanto riguarda il rossetto liquido. Ora apriamolo, sperando che io riesca, è vero, nell'impresa. Questa è la matita e andiamo a vedere cosa accade. Il colore della matita mi piace tantissimo, ma che bello! La matita è morbida, ma non eccessivamente, quindi consente anche di poter delineare bene il contorno delle labbra. Adesso andiamo a vedere un rossetto. E speriamo bene. Rossetto applicato. Allora, la texture è veramente leggera, è proprio un velo, risulta comunque pieno alla prima passata, ma non facciamoci ingannare, questo è un nude, di solito i nude non hanno problemi di disomogeneità, quindi andremo poi a vedere con il rosso cosa accadrà quando lo metteremo all'opera. Ancora non è asciutto, quindi aspettiamo un pochino che si asciughi e poi vediamo se trasferisce o meno, se tira, se fa seccare le labbra. Per ora risulta confortevole, leggerissimamente appiccicosino, ma non è una cosa che mi dispiace. E poi è proprio una cosa infinitesimale e non è ancora completamente asciutto, quindi vedremo tra un pochino. Adesso il rossetto è asciutto, è diventato completamente opaco, il colore mi piace tantissimo, resta leggermente appiccicoso, ma non troppo, è comunque asciutto se ci appoggio le dita sopra. Non trasferisce, almeno questo. Non mi tira sulle labbra, non mi sembra che mi stia seccando, però vediamo, insomma, portandolo che cosa accadrà. Poi se riesco a portarlo per abbastanza tempo vi farò sapere, magari vi fisso un commento in alto con la descrizione di come si è comportato il rossetto liquido. Per ora mi piace. E tirando le somme, l'unico floppone pauroso è stato questo, l'eyeliner. Lo testerò ancora prima di esprimermi definitivamente,
Per il resto mi è piaciuto veramente tutto quanto. Il look completo mi piace tantissimo. Il rossetto ha un colore stupendo. Io definirei proprio un color cannella, un po' col pesca. Bello, 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 bello. E la palette mi è piaciuta, perché come tutte le palette di Makeup Revolution, o quasi, o quasi, perché qualcuno l'ho bocciata pure. In definitiva, il video si conclude qui. Abbiamo testato tutto quello che intendevo provare oggi con voi. Spero di avervi dato qualche spunto interessante o avervi chiarificato qualche dubbio nel momento in cui stavate pensando ad un acquisto di uno qualunque di questi prodotti. E grazie per avermi seguito, per avermi guardato, grazie a tutti quelli che si stanno iscrivendo, che mi lasciano un like, un dislike, un commento, e ci vediamo al prossimo video. Miau miau!